I muretti a secco sono una delle caratteristiche più importanti del territorio del Soave. Sono ovviamente una costruzione antichissima, fatta proprio di questi gradoni di pietra naturale che si trova principalmente nei territori calcarei e che permette appunto un ottimo drenaggio della terra senza il rischio di smottamenti. Il consorzio del Soave ha attivato un programma che si chiama Soilution System proprio per aiutare anche le cantine stesse a poter intervenire in opere di ristrutturazione di questi muretti in maniera sostenibile. Una delle unità geografiche più ricche proprio di questi muretti a secco è il Pigno. Qui troviamo Gianni Tessari con uno degli appezzamenti vicino al capitello del Pigno e sarà Valeria a parlarcene. Invece Davide ci parlerà della sua corte Mainente che qui nel Pigno produce tra i vini più fruttati e autentici di tutta la zona. Ciao, sono Valeria Tessari dell'azienda Gianni Tessari. Ciao. Sono Davide Mainente di Corte Mainente. E questo è il Pigno. Il Pigno è la vera essenza del paesaggio soave. Con i suoi muretti a secco, i boschi e le piante di ciliegio, in questa area il vigneto copre la maggior parte della superficie. I suoli sono quasi totalmente vulcanici, tranne qualche affioramento calcareo ad est. Quest'area è nota soprattutto per il cipresso e il suo capitello, che diventa crocevia per tutti quegli escursionisti che decidono di trascorrere del tempo sulle strade del Soave. Il nostro Soave classico Perinato proviene dall'unità geografica Pigno e parla di tradizione e famiglia. Perinato, infatti, era l'antico cognome che portavano i nostri avi nel 1600 circa. L'uvaggio è Garganega al 100%, che abbiamo deciso di esaltare facendogli fare una fermentazione e un affinamento di 12 mesi in tini di rovere francese da 20 ettolitri. Ne risulta un vino elegante e complesso, con al naso frutta tropicale, erbe aromatiche e una leggera nota tostata. In bocca troviamo aromi di frutta matura, come albicocca secca, e spezie dolci, quali il miele. E ovviamente un'ottima mineralità che è data dal suolo vulcanico del Pigno. Il finale è amandorlato, tipico della varietà. Il Pigno è uno dei vini storici della nostra famiglia. Questo vino è fatto interamente con uve Garganega. Raccogliamo le uve a metà ottobre, facciamo lavorazione soffice delle uve, cerchiamo di ridurre al minimo l'ossidazione del mosto, proprio per osservare al massimo quelli che sono gli aromi varietali dell'uva. E poi facciamo una fermentazione in vasca di cemento fino alla primavera successiva, dove poi viene imbottigliato. La gradazione alcolica è 12,5 gradi e i sentori che andiamo a cercare sono quelli della Garganega sul terreno vulcanico: gelsomino, fiori bianchi, note minerali e soprattutto quel gusto di mandorla che io apprezzo molto, insomma, mi piace molto. È un vino che si presta bene ad essere abbinato con diversi piatti.